Ragazzi, quanti di voi conoscevano il sito Crash Bandicoot Village? Alzi la mano. Vabbè, pensavo peggio. La maggior parte delle immagini che andremo a vedere in questo video non sono le mie. Alcune le ho reperite da Crash Bandipedia o da TheNiQ94. E altri da non mi ricordo chi, sinceramente. Ragazzi, il sito di Crash Bandicoot un tempo non era come adesso, come lo conosciamo noi ora, dove puoi soltanto guardare quattro immagini e decidere di comprare il gioco. Una volta il sito di Crash Bandicoot era un sito meraviglioso, il sito adatto proprio ai fan della serie. Il sito risale nel 2007, purtroppo dal 2011 non è più accessibile, e oggi vi voglio spiegare che cos'era questo sito, cosa mi ricordo io di questo sito. Appena accedevi ti faceva scegliere la lingua, e la registrazione di questo sito com'era, oltre a mettere l'email e la password? Ti potevi creare il tuo personaggio, il tuo avatar, potevi cambiare la testa dei personaggi, il corpo e le gambe. Cioè, immaginate tipo la faccia di Crash pirata con il corpo di Tiny Tiger e le gambe di Coco. Tipo. Una volta scelto il personaggio potevi scegliere in che squadra stare, quello del bene o quello del male. Ma cosa servivano effettivamente queste squadre? Più guadagnavi punti e più facevi vincere la tua squadra. Una volta creato il personaggio entravi nel lab, e la musica è quello che state sentendo in sottofondo. Nelle lobby potevi andare a cercare tu i minigiochi, e potevi anche incontrare le persone con cui potevi anche interagire. Potevi mandargli dei messaggi già preimpostati, delle emoji con la faccia delle maschere, o tirargli dei frutti Wumpa. E se fosse ancora accessibile questo sito e tiravi un frutto Wumpa agli utenti, Striscia la Notizia non poteva che cogliere l'attimo di mandare un messaggio negativo alle famiglie. Utente bullizzato dai frutti Wumpa! Oh mio Dio! Genitori, fate attenzione! Togliete Crash ai bambini, perché così, stando a casa con i videogiochi, non sono al sicuro. Se tu andavi a cliccare comunque un utente, potevi apprezzare come anche non apprezzare il suo stile, mettendo i like e dislike, e potevi vedere anche le sue statistiche durante il suo percorso, no? Ci sono tutti i punti di tutti i giochi che ha fatto. L'interfaccia di questo sito conteneva sì immagini e video, informazioni, le news comunque di Crash, come è attualmente il sito, ma potevi anche leggere la descrizione dei personaggi, giocare a dei minigiochi. Abbiamo il minigioco del tattoo, dove dovevi cercare di ricalcare il disegno sottostante cercando di non sbagliare, perché più cliccavi e più la matita del tattoo tremava, e quindi diventava un pochino difficile a ricalcare per benino la sagoma. Poi abbiamo una sorta di quiz game di Crash, dove alcune domande effettivamente con Crash Bandicoot non c'entravano niente, altre invece sì, e me ne ricordo una in particolare, non so perché, ma mi è rimasta qui dentro l'ipotalamo proprio. La domanda era: quale di questi personaggi non è un alleato di Cortex? Ora non mi ricordo le risposte, meno che quella giusta. La risposta giusta era Papu Papu. Io a quei tempi non c'ero arrivato effettivamente, infatti avevo sbagliato, e da lì ho detto: oh wow, Papu Papu non è un alleato di Cortex anche se è cattivo? E mi si è aperto un mondo. Ero un pochino piccolo, quindi non capivo, forse non avevo neanche giocato a Twin Sanity. Poi abbiamo Obstacle's Course, dovrebbe essere un minigioco con gli ostacoli, ma sinceramente mi dispiace, non me lo ricordo affatto. So di aver giocato a tutti i minigiochi, ma questo è un altro, purtroppo li ho giocati sicuramente di meno, perché non mi ricordo proprio niente. Mi dispiace. Poi abbiamo il più bello secondo me di tutti, Mutant Creator, dove appunto potevi creare il mutante come lo volevi tu, e potevi sì creare, ma anche guardare la galleria dei tuoi mostri e la galleria dei mostri degli altri utenti, e ce n'erano tantissime, e la maggior parte anche fiere. Mi ricordo poi che una volta che appariva nel menu c'era Cortex che
parlava, diceva una frase in inglese, non mi ricordo quale, però so che diceva qualcosa. Poi abbiamo Titan Match Mania, che se non mi sbaglio dovevi cliccare l'ombra del titano giusto. Poi abbiamo Copycat, che era anche questo uno dei miei preferiti. Era per lo più un gioco di memoria, dovevi ricordarti quale dei personaggi cantava per primo, li dovevi fare poi in ordine, poi cantare, vabbè, parolone, facevano versi e tu li dovevi cliccare nell'ordine giusto. Abbiamo poi No Monkey No, che non me lo ricordo affatto. Perdonatemi, c'entrano qualcosa le scimmie della rovina, ma non me lo ricordo proprio. E infine abbiamo Merry Christmas. Merry Christmas, ho avuto l'onore di rigiocarlo dopo tanto tempo, finalmente, fin quando Flash non ha rotto le scatole che doveva abbandonarci pure lui. Ho avuto comunque modo di registrare qualche piccola parte per il video che feci per l'evoluzione di Crash. Bellino, bellino. E come è stato recuperabile questo minigioco, io sono sicuro che sono recuperabili anche tutti gli altri. Se c'è qualcuno che sappia fare qualcosa, fatela. E infine abbiamo lo screensaver. Anche questo però è recuperabile. Forse adesso l'unica cosa recuperabile effettivamente. Se volete vi metto il download in descrizione. Questo ovviamente è il risultato, dove di mattina e pomeriggio lo sfondo è di giorno, giustamente, mentre la sera e di notte lo sfondo è più scuro. Bellissimo il fatto che i numeri sono realizzati con delle casse, poi quando deve cambiare appare Crash, spacca tutto. Bello, bellino. So di aver fatto un video corto, ma non mi interessa. Volevo che tutti quanti fan di Crash, ovviamente, sapevano di questo sito meraviglioso. Il che, secondo me, i siti dei videogiochi dovrebbero essere un po' tutti così, in questo modo, perché avanti, anche per loro stessi. Non pensate che facciano più il numero di visualizzazioni, di entrate. Se mettete un sito di un videogioco dove mettete soltanto la vendita del videogioco stesso e quattro immagini, non fa così tanto numero, io credo. Magari sì, mi sbaglio, ma non quanto Crash Village di un tempo. Niente ragazzi, io spero che vi sia piaciuto il video e nulla, non ho nient'altro da dire. Ciao! Il conflitto in Ucraina ha già costretto 1 milione di persone a fuggire dalle proprie case e questo numero continua a salire. Ragazzi, se potete, aiutiamo queste persone, sia donando che diffondendo la consapevolezza dei modi per aiutare. Nel sito UNHCR troviamo tutte le informazioni dei disastri del mondo e come possiamo aiutare queste persone che ne hanno veramente bisogno. Donare all'UNHCR è un modo semplice ed efficace per aiutare questi civili innocenti. Possiamo scegliere l'importo che vogliamo oppure quello già suggerito dal sito. Se non potete donare, potete anche condividerlo sui social. Aiuta queste persone, dona anche tu. Il link è in descrizione.